ufficiali, sottufficiali, graduati e truppa, in nome del Capo dello Stato. Presenta! Voi riconoscerete il capitano di fregata Francesco Massaro quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Terni. Prende la parola il comandante della capitaneria di porto di Termoli, capitano di fregata Francesco Massaro. A te! A te! Signor direttore marittimo, autorità politiche, militari, civili e religiose, gentili ospiti, vi rivolgo un caloroso saluto e un sentito ringraziamento per essere intervenuti a questa solenne cerimonia di passaggio di consegne tra comandanti della Capitaneria di Porto di Termoli. Rendo il doveroso omaggio ai cittadini del comune di Termoli e di Montenero di Bisaccia e alle loro comunità, così come un rispettoso saluto rivolgo ai rappresentanti locali dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia e ai membri delle associazioni combattentistiche e d'arma presenti. Comandante, dia pure il riposo. Riposo. Assumo oggi con fierezza e determinazione ed anche con una profonda emozione il delicato incarico di comandante della Capitaneria di Porto del capo del compartimento marittimo di Termoli. Consapevole dell'importanza del compito che mi è stato affidato dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, in un porto come quello di Termoli che rappresenta lo sbocco a mare della regione Molise. Inizio un nuovo percorso lavorativo diverso dall'ultimo espletato, che mi ha visto per quasi 11 anni alla quale comandante in seconda della Capitaneria di Porto di Termoli. E a tal proposito assicuro il signor direttore marittimo del mio massimo impegno e la massima determinazione nell'azione di comando al fine di raggiungere gli obiettivi programmati e condivisi. Sono arrivato in questa città da pochi giorni e sono rimasto attratto dalla bellezza di questo territorio. Ed è mia ferma intenzione continuare a salvaguardare attraverso un deciso e forte contrasto tutte quelle attività illegali che mirano a depauperare l'ambiente marino e le sue numerose risorse. Ovviamente la stessa attenzione riserverò alla salvaguardia delle bellissime isole Tremiti che fanno parte del compartimento e che attraggono numerosissimi visitatori italiani. Questo territorio che vanta un ricco patrimonio culturale e profonde radici storiche ha la necessità di programmare uno sviluppo sostenibile nel comparto turistico legato al mare, con il compito per la Guardia Costiera di assicurare la sicurezza della navigazione, dei traffici marittimi e più in generale il corretto esercizio di tutte le attività in mare e sulle coste. Ma nel momento storico che stiamo vivendo, di continua contrazione della spesa pubblica, è fondamentale, oltre che necessaria, la giusta sinergia e collaborazione istituzionale tra tutte le forze di polizia operanti sul territorio e tutte le istituzioni, al fine di mettere a sistema le forze e sarà mia ferma intenzione lavorare per ottenere questo risultato. Quanto detto lo farò nel solco della strada tracciata dal mio predecessore, comandante Faietti,
a cui voi oggi con la presenza conferite il giusto tributo per il lavoro svolto in questi anni e che in questi giorni mi ha in maniera dettagliata passato un quadro della situazione e delle problematiche. Ti auguro, Silvio, ricchissime soddisfazioni professionali nel tuo nuovo incarico presso il terzo reparto operativo del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. Un saluto va infine al personale della Capitaneria di Porto di Termoli, di cui in questi giorni ho potuto apprezzare la motivazione e la forte dedizione al lavoro. All'inizio di un periodo molto intenso da un punto di vista operativo che ci accingiamo ad affrontare con l'inizio della stagione estiva. Al mio equipaggio, composto da uomini e donne della Guardia Costiera, chiedo di operare in maniera compatta e di squadra al fine di poter raggiungere gli obiettivi prefissati e poter rispondere a quanto ci chiede l'utenza che si interfaccia con il mondo della Capitaneria di Porto. Viva il Corpo delle Capitanerie di Porto, Guardia Costiera, viva la Marina Militare, viva l'Italia!